Un flash, allora Fassina sul tema del superamento della delegittimazione reciproca, noi non l'abbiamo voluto superare, non abbiamo mai considerato illegittimo il fatto che l'EU fosse al governo e continui a starci. Questo è un problema che ha la sinistra verso la destra, la solita presunzione di una certa superiorità morale mai esistita, per cui la destra è presentabile se accetta i dogmi della sinistra o se addirittura va al governo con la sinistra. Noi non abbiamo bisogno di patenti di legittimità da parte di nessuno, la legittimità ce la danno milioni di italiani che continueremo a rappresentare, lo dico al direttore Tamburini, in maniera non marginale, perché vedete tutti i sondaggi di questi primi giorni, su questi quelli più entusiasti, dovete dirlo ai vostri elettori che vi vorrebbero al governo con Draghi. No, dicevo, in questi sondaggi di questi giorni, che sono i più entusiastici, unanimistici verso Draghi, c'è almeno il 30% degli italiani che non è d'accordo. Questo 30% degli italiani avrà bisogno di una rappresentanza in Parlamento, nella società, nell'informazione, avrà bisogno di una voce libera che faccia le pulci a un governo in cui, se no, con la logica di potere dei ministeri, ovviamente potrebbe non esserci abbastanza libertà per contestare, ad esempio, le misure sullo sci di cui abbiamo parlato questa mattina, perché se no entriamo in... Ma mi sembra che l'opposizione che per il momento se la facciano già internamente, poi vedremo, si sfumeranno sicuramente, ma è una maggioranza che terrà i due fronti.